Se ti appassionano le storie di resuscitati, fantasmi e altri orrori, ti trovi nel posto giusto, perché ti abbiamo stilato una compilation come nessun'altra, in cui vedrai dei morti che si alzano dalle loro tombe e dei trapassati che camminano tra i vivi. Ecco le 12 volte in cui delle persone si sono svegliate nel proprio funerale. Il destino può talvolta essere crudele, ma succede anche che sia incredibilmente ironico, come è successo a questa povera signora. Fagiliu era una signora coraggiosa di 49 anni, proveniente da Kazan in Russia, e nonostante un inizio di rughe e alcuni capelli bianchi, era piuttosto in ottima forma nel complesso, ma un bel giorno, mentre effettuava delle faccende domestiche, crollò improvvisamente sul suolo, completamente stroncata da un attacco cardiaco. Dopo essersi assicurati della sua morte, si badò ovviamente ad offrirle un funerale decente, con un feretro aperto, in modo che la defunta potesse essere salutata dai suoi cari, ma nel momento in cui il suo compagno venne a darle l'ultimo saluto, la morta si svegliò bruscamente e si alzò dal suo feretro, urlando come un'isterica. Vedendo che Fagiliu fosse proprio viva, si decise di comune accordo che sarebbe stato piuttosto saggio portarla al pronto soccorso, cosa che venne fatta molto velocemente. Ma nella costernazione generale, la morta resuscitata era trapassata un'altra volta, e questa volta definitivamente. Allora si poté finalmente celebrare il suo funerale, ma questa volta con il feretro chiuso, perché non si sa mai. Bisogna credere che i nostri antenati fossero messi molto male in materia di coroner e di medici legali, e non era raro che si seppellisse praticamente delle persone ancora vive, semplicemente perché si erano credute morte. Il caso di Nikephoros Glikas, un vecchio prete ortodosso di origine greca, ne è tra l'altro un bell'esempio, e la sua storia macabra potrebbe proprio farti venire la pelle d'oca. Questo onorevole uomo anziano di 80 anni, era stato dichiarato morto dopo essere rimasto a letto più giorni con una febbre alta. Allora venne organizzato un funerale degno del suo rango nella chiesa ortodossa, e si espose il suo corpo, come era consuetudine, per 3 giorni, in modo che i fedeli potessero venire a raccogliersi un'ultima volta. Ma il secondo giorno, mentre dei preti erano venuti a rendergli un ultimo omaggio, il presunto defunto si svegliò dal suo profondo letargo e, inorridito dallo spettacolo del proprio funerale, iniziò ad urlare. Tutta l'assemblea iniziò allora ad urlare di terrore, credendo proprio che i morti avessero iniziato a svegliarsi. Ovviamente non era affatto così, e il povero uomo era stato vittima dei suoi medici incompetenti, che vedendolo entrare in coma e pensando che fosse trapassato, lo dichiararono morto senza verificarlo davvero. Le storie di resuscitati non sono tutte riempite di fantasmi e spiriti, e te ne renderai conto molto presto. Aigali è un uomo di 63 anni, proveniente dal villaggio di Tomarli nel Kazakistan. L'uomo anziano non era noto per le sue bravate, eppure scomparve improvvisamente e senza lasciar tracce. In estate, venne cercato ovunque ma senza successo, mentre si scoprì un cadavere decomposto vicino a casa sua. Si concluse che fosse il suo, cosa che fu peraltro confermata piuttosto in fretta da dei test del DNA. Quindi si organizzò un funerale per Aigali, e si seppellì il suo cadavere nel cimitero del suo villaggio natale, ma 2 mesi dopo, Aigali si presentò nella casa familiare. I membri della sua famiglia rischiarono di morire di un attacco cardiaco vedendo questo redivivo, ed ebbero bisogno di molto tempo per rendersi conto che l'uomo anziano fosse tanto vivo quanto lo fossero loro stessi. In realtà, Aigali non era mai morto, ma era semplicemente andato a lavorare in una fattoria non lontana da lì, e aveva semplicemente dimenticato di avvisare la sua famiglia. I sicari hanno raramente sentimenti verso le loro vittime, ma la storia drammatica di Noela Rocundo è qui per dimostrarti che persino un assassino professionista può avere dei principi e dei valori. Questa giovane burundese, che vive in Australia dal 2004, aveva infatti un contratto sulla sua testa, commissionato dal proprio marito e padre dei suoi 3 figli. Quest'ultimo aveva approfittato di un viaggio nel Burundi di sua moglie, per assumere dei sicari per farla uccidere. Questo marito ingrato, non poteva davvero prevedere che i criminali che aveva assunto avevano come principio di non far del male, né alle donne, né ai bambini. Gli assassini contrattuali hanno quindi risparmiato la vita di Noela, non senza metterla in guardia da suo marito, rivelandole così che fosse proprio lui il mandante del suo omicidio. Le consegnarono persino delle prove materiali del suo coinvolgimento, cosa che le consentì di mandarlo a marcire dietro alle sbarre per un bel po' di tempo. Gilberto Araújo è un lavoratore di auto brasiliano di 41 anni, che vivrà un'esperienza perlomeno traumatica. Questo signore coraggioso è stato infatti dichiarato morto e il suo corpo è stato messo all'obitorio dal proprio fratello. La famiglia quindi iniziò a piangere il suo povero defunto e a lamentarsi sulla sua sorte, quando improvvisamente il morto si presentò davanti a loro in perfetta salute.
Allora iniziarono tutti ad urlare in modo isterico, perché si pensava che Gilberto fosse tornato dal regno dei morti per perseguitarli, ma non era affatto così ovviamente, perché non era Gilberto, che era morto quel giorno, ma un'altra guardia di auto che gli somigliava fisicamente. Da qui l'errore di suo fratello, che non aveva potuto identificarlo formalmente. Peter Keegan è un grande fortunato, e se ascolti bene la sua storia fino alla fine, capirai quanto la sua stella sia buona. Questo giovane keniano aveva fatto una sincope, e una volta trasferito all'ospedale, i medici del pronto soccorso lo dichiararono morto e lo condussero quasi subito all'obitorio. Lo sfortunato passerà un po' più di 4 ore all'obitorio, finché la squadra mortuaria verrà ad avviare il processo di imbalsamazione del suo corpo. Uno dei medici legali iniziò allora a praticare una larga incisione con il suo scalpello sulla gamba di Peter, in modo da poter drenare il suo sangue. Ma nel momento stesso in cui la lama iniziò a strappare la carne del povero Peter, quest'ultimo si svegliò di soprassalto, e colto da un dolore intenso iniziò ad urlare con tutte le sue forze. Gli impiegati dell'obitorio erano diventati letteralmente bianchi di paura, ma capirono comunque che Peter fosse vivo e che stavano per farlo a pezzi. La scena letteralmente surreale che stai per vedere ora, non è tratta da un film di fantascienza. No, perché queste immagini inquietanti che vengono dalla Cina sono state filmate discretamente da testimoni oculari. Puoi vedere degli impiegati di servizio mortuario con le loro tute Covid mentre caricano il corpo di un povero uomo deceduto. Nel momento in cui stavano per farlo entrare nell'ambulanza, il sacco mortuario iniziò ad agitarsi, creando terrore totale per i barellieri. L'uomo anziano, un pensionato di una casa di riposo locale, era stato dichiarato morto da un personale incompetente. Il morto vivente ha quindi potuto essere curato ed è al giorno d'oggi in perfetta salute, mentre il medico ed il direttore della casa di riposo sono stati inseguiti per grave errore e negligenza dei loro pensionati. Nei paesi poveri o in via di sviluppo, gli errori medici non sono così rari, e succede che un semplice coma ti mandi all'obitorio. Il caso di questa piccola filippina di 3 anni è peraltro un ottimo esempio di questa incompetenza cronica, se non addirittura criminale. Questa bambina piccola è stata infatti dichiarata morta dopo aver sofferto per molti giorni di una febbre violenta, solo che non era deceduta, era caduta in uno stato comatoso. Credendola morta, la sua famiglia organizzò allora una cerimonia funeraria e si piazzò il suo corpo in un piccolo feretro aperto, ma improvvisamente, la bambina aprì gli occhi e iniziò a muoversi, dimostrando così che fosse proprio viva. Purtroppo, questa storia inquietante non si ferma qui, visto che una volta rianimata, la bambina venne mandata di nuovo all'ospedale, in cui morì definitivamente questa volta. Michael Pruitt è un giovane americano che ha vissuto un'esperienza di vita dopo la morte, letteralmente. La sua storia incredibile risale al mese di aprile 2019. Mentre ristrutturava una casa con il suocero, in seguito a un incidente in cantiere, il giovane Michael è stato fulminato e il suo cuore ha smesso di battere per una ventina di minuti. Portato al pronto soccorso si tentò di rianimarlo con degli elettroshock, senza tuttavia sperare granché. Infatti, anche se fosse riuscito a svegliarsi, avrebbe avuto molto probabilmente gravissime conseguenze al cervello, visto che a questo organo era mancato l'ossigeno. Eppure, il cuore del ragazzo ricominciò a battere, e dopo alcuni giorni passati in coma, Michael si è svegliato senza nessun danno al cervello. Matthew Wall era un giovane contadino inglese, che viveva pacificamente nel suo piccolo villaggio carino di Brofind, e che aspettava con impazienza la data del suo futuro matrimonio con la sua innamorata, ma purtroppo il ragazzo morì, ed è piuttosto il suo funerale che venne celebrato al villaggio. Tuttavia, durante la sua processione funebre, uno dei portatori del suo feretro scivolò, e per riequilibrarsi, il feretro cadde sul suolo, e frantumandosi, lasciò fuggire il corpo del giovane Matthew, che si era svegliato sotto shock. Infatti, il ragazzo era solo incosciente, mentre tutti lo credevano morto. Cosa ne pensi di questi falsi o veri cadaveri che si sono improvvisamente svegliati nei loro feretri? Se dai un'occhiata a questo canale, potrai scoprire altri video altrettanto interessanti. Grazie per l'attenzione.